Bentrovati dunque per questa intervista con il consigliere di minoranza Agostino Abate, che vuole rispondere, diciamo così, alla lettera inviata dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola a tutti i consiglieri, alle forze politiche del territorio, alle associazioni, alle imprese per tirar fuori delle idee per la ripartenza. In merito a questa lettera, naturalmente, il consigliere Agostino Abate, in collegamento con noi, vuole, in un certo senso rispondere e, fare, insomma, le sue, dichiarazioni. Allora, consigliere, bentrovato su Cilento Channel. Grazie, bentrovati a voi e a tutti i telespettatori. Grazie a voi. Allora, cosa ne pensi di questo avviso del sindaco Adamo Coppola a tutti, diciamo così? Sì, Gianni, io ritengo giusto e utile fare chiarezza su questo intervento a gamba tesa del sindaco di Agropoli. Come a tutti ben noto, io il 17 di questo mese ho fatto una richiesta e una comunicazione al presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, lettera che poi ho trasmesso anche al sindaco e agli altri consiglieri comunali. La richiesta era finalizzata a istituire rapidamente un primo tavolo di confronto telematico fra maggioranza e minoranza, per estenderlo poi anche con rapidità alle forze economiche e sociali presenti in città. Si tratta di una richiesta di un confronto, di un dibattito, di un dialogo, per arrivare quindi a determinare quali interventi prioritari, territoriali, economici e sociali avessero potuto dare vita a una ripresa della nostra città. Il Presidente del Consiglio Comunale ha pienamente condiviso questa richiesta di dialogo costruttivo, costruttivo quindi di un processo dialogativo per giungere poi a un risultato finale, e è subito arrivato praticamente a delle conclusioni. Infatti per oggi alle 12 ha convocato la conferenza dei capigruppo a cui parteciperemo direttamente o mediante videoconferenza. Per tutta risposta, il sindaco l'altra sera, mentre parlava in diretta alla vostra televisione, al Cilento Channel, diceva: noi dopo questa prima fase abbiamo pensato di fare, noi dopo questa prima fase faremo, noi dopo questa prima fase. A quel punto intervenni direttamente in trasmissione e telefonai, fai una domanda al sindaco, gliela fece veramente Raffaella in diretta, disse: consigliere Abate, mi sta chiedendo noi, ma noi chi? A questo punto il sindaco corresse il tiro, disse: no, ma io sto parlando praticamente quando poi si aprirà la fase, perché adesso io sono ancora in fase emergenziale e quindi sono io praticamente che devo decidere determinate cose. Ma su questo non v'era dubbio, tant'è vero che io avevo ben spiegato qual era la fase emergenziale e quali erano i poteri praticamente di gestione da parte del sindaco. Però poi il sindaco disse: vabbè, ma quando sarà il momento poi ci confronteremo praticamente tutti. A questo punto, mentre passano 2 o 3 giorni, il sindaco a un certo punto fa questo intervento. Mentre il presidente del Consiglio Comunale aveva convocato per oggi la conferenza dei capigruppi, nella stessa giornata il sindaco esce fuori con la lettera che hai detto tu. Una lettera in cui invitava tutti i consiglieri comunali, peraltro io non l'ho mai ricevuta ancora questa lettera direttamente, tutti i consiglieri comunali, tutte le forze economiche e sociali presenti in città, a mandare praticamente idee e proposte concrete, dice lui, per poter poi praticamente fare la ripartenza. Allora è evidente che il sindaco si è messo davanti al presidente del consiglio che aveva convocato la conferenza di Agropoli dei capigruppo per oggi, dicendo: aspetto idee e proposte concrete. Quindi evidentemente il sindaco non intende fare un dialogo, cioè partecipare a un processo costruttivo, ma intende molto probabilmente giocare a Monopoli, cioè dice: vabbè, mandatemi idee e proposte concrete. Ma chi gli dovrebbe mandare queste idee e queste proposte concrete? E sulla base di che? Il sindaco evidentemente ancora non ha capito che bisogna conoscere innanzitutto come si muoverà il governo centrale, come si muoverà la regione, come e che cosa diranno i virologi dopo questa prima fase per poter aprire la fase di partenza. Quindi questi sono dati che tutti quanti noi praticamente dobbiamo prima conoscere, e perciò è giusto incominciare a tenere delle conferenze, dei tavoli istituzionali fra maggioranza e minoranza, perché mentre
dovranno uscire queste soluzioni a livello di governo centrale, a livello regionale, noi incominceremo a studiare praticamente il nostro territorio, cioè studiare il nostro territorio e non partire subito con idee e proposte. Dobbiamo innanzitutto conoscere la situazione economica del nostro territorio, la situazione territoriale. Dobbiamo sapere in che modo gli operatori commerciali, turistici, gli operatori economici in generale intendono coordinarsi fra di loro. In parole povere, noi abbiamo bisogno di conoscere un intervento a brevissimo termine, anche un intervento però a medio e breve termine. Questo significa studiare il territorio. Se non studiamo il territorio non possiamo fare proposte. Se continueremo a comportarci in questo modo, cioè fatemi le proposte che poi io le esamino, dice il sindaco, allora significa molto onestamente ritornare ancora una volta in una fase ante-coronavirus, cioè quella in cui la politica è demagogia, in cui la politica è tuttologia. E perciò quindi ho inteso fare questo intervento di chiarimento. Cioè il sindaco deve avere e ci deve dare il tempo di poter studiare insieme tutti quanti cosa proporre a brevissimo termine e cosa proporre a breve termine per la ripresa economica della nostra città e non lanciare la solita tuttologia, mandatemi proposte che poi decideremo praticamente noi di maggioranza come fare. Questo è tutto Gianni, questo è il chiarimento che devo fare a tutti i cittadini, a tutte le comunità praticamente che sono in ascolto. In realtà il tuo messaggio è il caso che ritiri questa lettera, perché il termine ultimo è fissato per il 27 aprile per le istanze che il sindaco vuole ricevere. È il caso che ritiri effettivamente la lettera, perché in questo modo vuol dire che evidentemente lui non ha capito che una cosa è la gestione della fase emergenziale in cui lui è tutto e ha tutte le responsabilità, anzi colgo l'occasione per complimentarmi con il sindaco nel modo con cui sta gestendo questa fase emergenziale, con piena capacità e anche piena professionalità. Quindi gli faccio i miei complimenti da questo punto di vista, però non deve fare invasione di campo. Una cosa è il sindaco quale ufficiale di governo, qual è in questo momento, una cosa è il sindaco capo dell'amministrazione. Capo di un'amministrazione significa far funzionare gli organi amministrativi, far funzionare il governo comunale. Il governo comunale sta nel consiglio comunale, quindi lo deve prendere atto e ne deve immediatamente porre rimedio a questa lettera che per me è un movimento a gamba tesa, punibile così come si usa dire nei campi di calcio.